6 News, approfondimento con Zoom In e vogliamo parlare di una bellissima realtà, quello del pattinaggio a rotelle, la corsa, la competizione, perché in Val Vibrata abbiamo una realtà che veramente scheggia, fa prendere fuoco alle rotelle, in particolare una ragazza, Simona De Eugenio. Ciao Simona. Buon pomeriggio a tutti. Ci fa piacere averti qui nei nostri studi, che ti conosceremo meglio soprattutto, e soprattutto ci racconterai come si fa a volare sulle rotelle. E buon pomeriggio anche a Gianfilippo Vallese, che è il presidente della Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, da dove viene la nostra Simona. Buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto iniziamo con delle immagini che la nostra regia Gianni Tareo ha preparato. Sono le immagini relative a un evento che c'è stato lo scorso fine settimana, inizio settimana, eccola qui, della premiazione che c'è stata presso la sala della Giunta regionale a Pescara, Viale Bovio, da parte dell'assessore allo sport, eccolo qui, Carlo Masci, che consegna questa coppa riconoscimento alla nostra Simona, oltre ad altri atleti che si sono distinti, anche perché lei, Simona, hai letteralmente volato in Colombia, non è stato facile, nei 10.000 metri se non sbaglio, hai polverizzato letteralmente gli avversari, anche se non è stata così semplice, no? No, è stata una gara piuttosto dura fin dall'inizio, perché le colombiane erano veramente agguerrite, poi gareggiando in casa ancora di più erano i loro stimoli, il tifo che le circondava. Hanno vinto quasi tutti. Sei stata te a rovinare un po'. Sì, infatti anche questa è una grande soddisfazione, aver conquistato l'oro, l'unica medaglia, per l'unico titolo del mondo per l'Italia, per la nazionale italiana, e quindi riuscire a primeggiare a livello mondiale una disciplina così un po' non tanto presa in considerazione qui in Italia, sicuramente è una grande soddisfazione. Non tanto presa in considerazione, però a tantissimi piace pattinare. Sì, infatti tutti quanti da bambini sicuramente abbiamo messo i pattini, però non è uno sport tanto conosciuto e non ha quella risonanza che sicuramente, come tutti gli altri sport, dovrebbe avere, perché i sacrifici che noi atleti viviamo quotidianamente per arrivare a certi risultati non sono da sottovalutare rispetto agli altri sport. Ecco, perché dal punto di vista fisico? Dal punto di vista fisico è piuttosto duro, tra gli allenamenti, ma anche tante rinunce, tanti sacrifici, perché appunto dobbiamo conciliare sia l'attività sportiva che lo studio, il lavoro, per chi già sta nel mondo del lavoro. Lo spirito sportivo invece è sempre quello, lo stesso, importante, sempre. Il rispetto dell'avversario, rispetto, ma anche la voglia di primeggiare, che è anche giusto, no? Certo, il nostro è uno sport individuale, uno vince, anche se il risultato è sempre il frutto di un lavoro di squadra, così come è stata la mia medaglia al mondiale, grazie al sostegno della mia compagna di nazionale Laura Lardani, che poi anche di San Benedetto, oltre al rapporto sportivo c'è anche un'amicizia. Gianfilippo Vallese, lei è la punta di diamante del Rolling Pattinatore Bosica. Parliamo brevemente di questa associazione, che ha una grandissima tradizione in Val Vibrata. Questa è un'associazione nata nel 1983 sulle ceneri di un'altra associazione che veniva dal Teramano, da Teramo proprio. E da quel momento, quando l'ha presa in mano Domenico Bosica, che purtroppo non c'è più, difatti è intitolata a lui, la società ha cominciato a crescere sempre. Nel momento del suo trapasso, prima con una lucidità estrema, venne da me per dirmi: dà una mano a questi ragazzi, ne sono una trentina, e hanno bisogno di essere aiutati per primeggiare in questo sport. E da lì è nata questa mia presenza all'interno della società, una società che vive alle spalle della famiglia Bosica, cioè dei figli e della moglie del defunto presidente, ma che strada facendo, a partire dal momento in cui Tina Bosica, che oggi regge l'azienda Bosica, la pubblicità in diretta non è possibile, quindi non dico l'attività. Diciamo direttamente, perché è una società che tra l'altro dà una mano della sua attività, esatto, no? Di stimolo, società, sarà l'esempio da imitare, esatto, come una società diceva l'assessore Masci, però che fa praticamente estintori e soprattutto fa sicurezza sul lavoro. Però diciamo che una buona parte di quello che guadagnano lo rigettano sullo sport. Adesso c'è un ragazzino, che il figlio si chiama Domenico come il nonno, che già è campione d'Italia pur avendo solo 13 anni,
Quindi abbiamo anche dietro Simona. Che abbiamo... movimento c'è dietro Simona? Quanti noi sono abbiamo ragazzi? 40 ragazzi che si allenano quotidianamente, diciamo, e che stanno a fianco a lei per crescere piano piano pure loro. E abbiamo creato questa associazione, praticamente la stiamo facendo crescere sempre di più, soprattutto con i giovani. Infatti, a livello di impiantistica, anziani, come siete messi? Abbiamo un impianto molto bello che è definito, diciamo, il migliore che c'è in Italia, se non in Europa. La pista purtroppo è un po' corta, sono solo 175 metri, l'abbiamo potuto allargare fino a quel punto, ma quando nacque negli anni 80 era più che sufficiente avere quella pista. Come impianto è alberato, è bello, è messo all'interno praticamente di 14.000 metri di area dove c'è di tutto e quindi ce lo definiscono molto bello. Non è da 200 metri, per cui è difficile farci fare i campionati del mondo. Però non è facile tirare avanti. Però no, non è facile perché anche quando andiamo a chiedere, soprattutto in questi momenti di difficoltà economica, dei contributi per mandare avanti la nostra associazione, che spende oltre 120.000 euro all'anno per poter portare in giro i ragazzi per l'Italia e per l'Europa, perché per farli vincere li devi far gareggiare, per farli gareggiare li devi portare fuori, perché noi facciamo il trofeo, facciamo delle altre manifestazioni, campionati provinciali, regionali, ma poi i ragazzi li devi invogliare anche portandoli all'esterno e giriamo, come è stato detto l'altro giorno. E quando diventano grandicelli bisogna anche dargli un po' una prospettiva. Ma la prospettiva purtroppo qui manca, manca perché è definito uno sport minore, non è uno sport olimpico, stiamo facendo ogni sforzo, anche il Presidente nazionale, per cercare di farlo entrare lo sport olimpico insieme agli altri dirigenti delle altre nazioni, ma ancora non ci si riesce, purtroppo non si capisce perché, perché c'è il pattinaggio su ghiaccio, c'è la piastrella, la boccia sul ghiaccio, c'è questo, c'è quell'altro, non c'è il pattinaggio, che pure attrae tanti giovani, probabilmente se arrivasse ad essere olimpico sicuramente invoglierebbe anche molti di più a poterlo frequentare, insomma. E tu, Simona, perché hai cominciato a pattinare? È iniziato per gioco, perché la mia famiglia volevano che iniziassi uno sport. E siccome a Martinsicuro c'è questa bellissima realtà, quella del pattinaggio, in primavera, passando sul lungomare, vedendo diversi bambini, mi hanno portato per gioco a pattinare. Poi, piano piano, giorno dopo giorno è diventata una passione che ha coinvolto me prima persona e poi tutta la mia famiglia, che sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale proprio perché questo è uno sport in cui bisogna investirci tanto e se dietro non hai una famiglia che ti sostiene sicuramente non puoi andare avanti. Ecco, posso dirla, 25enne, no? Sì. Giovanissima, comunque campionessa nel mondo nel 2005 a Suzhou in Cina, ti sei ripetuta a Guarne, penso di pronunciarla bene, in Colombia nel 2010, quindi quest'anno, record mondiale a Padova nel 2003, il 30 luglio, nei 5.000 metri su strada, record mondiale a Jüterbog in Germania, sui 15.000 metri su pista, poi il palmarès è lunghissimo, ma come si fa a collezionare tante vittorie? Prima di tutto c'è una grande passione e un grande amore verso questo sport, perché sicuramente se basassi i miei allenamenti o la mia preparazione su un fatto di guadagno, questo sicuramente non è il motivo. Ed è per questo che alla fine sono arrivata ad avere certi risultati, perché di fondo c'è veramente una grande passione per questo sport. La regione però sta mostrando le immagini bellissime, suppongo, no? Sì, quante le hai viste? Ogni volta rivedere questi momenti è veramente emozionante, dentro si scatena tante emozioni e tanti pensieri, perché quando arrivi a raggiungere tanti risultati, tante vittorie e a vincere quasi tutto, perché il pattinaggio appunto è il massimo risultato, è un titolo del mondo, un po' ti poni delle domande e ti trovi in un bivio, continuare, smettere, ed è difficile quando poi metti sulla bilancia gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, le prospettive di vita. Quindi è anche importante trovare i giusti stimoli per poter continuare
portare avanti questa passione. 32 perché... titoli in Italia e 16 in Europa, giusto? Sì. Ho studiato un pochino. Era sì, esatto. Giustissimo. Quindi anche questo pone delle difficoltà, perché sicuramente uno non vorrebbe mai abbandonare uno sport dove ci sei cresciuta, però quando alla fine ti trovi di fronte alla realtà, qual è la vita, purtroppo uno deve fare una scelta, la prospettiva di lavoro o il pattinaggio, che alla fine ti porta tante soddisfazioni. Uno sport che mi ha formato come ragazza e adesso come donna, però poi se non hai il giusto ritorno non si va avanti. Troppi sacrifici a un certo punto, sì. Speriamo che arrivi qualche borsa di studio che magari ti possa io credo aiutare. Che non è nemmeno borsa il problema del sacrificio, perché li fa volentieri, è la prospettiva futura. Lei ancora studia, quindi fino a che speriamo che in questo anno e mezzo che gli manca per arrivare alla laurea riusciamo a trovare qualche bando nella matassa. Scienze motorie. Per qualche bando nella matassa, o in quel campo, o all'interno del pattinaggio, o se possibile anche altrove, per trovargli un futuro praticamente, una ragione di vita comune che gli consenta di poter continuare, perché lei ha le potenzialità ancora per 5-6 anni di continuare tranquillamente, perché ha la voglia pure di farlo. Però la dobbiamo aiutare a riuscirci. Io mi auguro che le anche istituzioni... Perché, come diceva l'assessore Masci nel corso di quell'incontro, no? Di quella premiazione, sia un modello positivo da imitare, un insegnamento per tanti giovani, ti carica di responsabilità, però ci vorrebbe anche una contropartita. Quest'anno in Abruzzo è l'unico titolo mondiale che è entrato, di tutti gli sport che ci sono, quindi un minimo di considerazione maggiore. Bisognerebbe che, ripeto, dalla istituzione arrivasse insomma un segnale che ci consenta anche di far crescere il pattinaggio, perché piano piano, se non c'è una prospettiva di vita, si sfalderebbe e quindi cominciano delle società a mollare, perché se non trovano supporto in un momento di difficoltà economica c'è anche questo, perché arrivare per noi a 120.000 euro all'anno per portare in giro queste ragazze non è un gioco semplice, non è. E se chiaro, fra tutto questo dalle istituzioni ne arrivano solo 12.000 di quei 120, si capisce che diventa un problema serio poter continuare. Simona, un grosso in bocca al lupo, gli auguri chiaramente, anche per risolvere questi passaggi che sono comunque importanti. Invece con te vorrei un po' spulciare un po' su quelle che sono le emozioni. Che cosa si prova quando si indossano i pattini e si sta per partire in una competizione mondiale? L'adrenalina è tanta, i pensieri sono diversi, ripercorri un attimo tutti gli allenamenti, tutti i sacrifici che hai vissuto tu in prima persona e tutte le persone che ti vogliono bene, che ti stanno vicino e ti stanno intorno. E sicuramente entri con tanta carica e tanta voglia di stare avanti, però dall'altra parte consapevole anche che ti vai a confrontare con persone che fanno pattinaggio a livello professionistico e quindi c'è anche il massimo rispetto e il massimo riconoscimento per le potenzialità degli altri atleti. E durante la gara? Dove naviga il cervello? È concentratissimo? Sì, durante la gara pensi a qualsiasi piccolo dettaglio possa influire sul risultato finale. Poi la gara che ho vinto, la punti di eliminazione, è una gara piuttosto particolare e dettagliata, perché in giro vengono assegnati i punti e il giro successivo l'ultima viene eliminata, quindi devi stare molto attenta a bilanciare bene le forze e non sprecare troppo e non essere presa tanto dall'euforia, dalla voglia, dalle forze che hai nei primi giri, perché la gara è molto lunga e quindi da un momento all'altro potresti avere un momento di crisi ed essere eliminata e quindi perdere tutto ciò che hai acquisito durante la gara, così come è successo alle ragazze colombiane che all'inizio si sono imposte, hanno tirato, infatti io già dai primi giri pensavo dentro di me è fatta, queste invece scoppia, no? No, pensavo che loro già avevano già segnato il risultato. Invece le più temibili poi, le colombiane? Sì, negli ultimi anni Colombia e Corea. La Colombia è uno sport nazionale ormai. Sì. Non ti capita
spesso, anzi quasi mai, ma quando sei c'è un avversario davanti? Alla... No, capita, capita, quando c'è l'avversario davanti si fa di tutto per arrivargli e superarla, però poi cioè, l'importante è essere tranquilli con se stessi. Io sono arrivata al mondiale sapendo, essendo consapevole del fatto che avevo fatto tutto quello che dovevo fare, sia dal punto di vista degli allenamenti, alimentazione e tutto ciò che dovevo fare, curando ogni piccolo dettaglio. Quindi non potevo rimproverarmi di niente, l'unica cosa che potevo fare era fare dei complimentarmi con la persona che avrebbe vinto. In questo caso non hai avuto problemi, ti sei messa davanti a uno specchio? No, no, non sono questo... Vabbè. Chi ti senti di ringraziare in particolare per questi risultati che hai centrato, magari anche una persona che è alle mie spalle che sta seguendo questa trasmissione? Sì, cioè, innanzitutto la mia famiglia. Poi c'è il mio ragazzo che mi ha sostenuto tanto, sia mentalmente e poi anche la lontananza non è stata facile perché quest'anno siamo stati tanto lontani, cioè un mese in Colombia non è stato facile tra la preparazione e poi l'inizio delle gare. Il mio allenatore Guido Cicconi che mi ha sostenuto anche lui nei momenti di crisi e tutta la squadra, tutta la mia società e soprattutto i ragazzi che anche durante il periodo di preparazione in cui erano finita l'attività agonistica qui in Italia sono venuti ad aiutarmi durante gli allenamenti per, sempre per le loro possibilità perché era iniziata anche la scuola e tutte le persone che mi sono state vicino anche con un piccolo gesto però sentito. Ti ha fatto piacere la manifestazione che c'è stata con l'assessore Masci l'altra settimana? Sì, cioè è stata una bella soddisfazione l'incontro, la premiazione anche con gli altri ragazzi e speriamo che le promesse come diventano fatti concreti. Ecco, i tuoi sogni, i tuoi progetti, le tue ambizioni, mettiamola così, forse più corretta. Sicuramente concludere la tesi e quindi arrivare alla laurea e poi riuscire a realizzarmi anche nell'aspetto nell'ambito lavorativo. Un bel esempio comunque, Fide Valdese. Su questo non c'è dubbio perché poi se si considera che lei è figlia unica, è sola, è tutto e ha pensato solo la vita, lo sport, lo studio, non ha perso una battuta nello studio e quindi valutata anche e soprattutto per questo è che è un esempio di vita anche per gli altri. È come dire, lo sport allontana dai vizi del mondo d'oggi, dovrebbe essere capito questo, e tante famiglie che purtroppo si trovano in difficoltà dovrebbero cercare di avviare i figli, di invogliarli in maniera da avere una vita anche migliore, perché lo sport è soprattutto società, sociale, noi lo consideriamo così, soprattutto questi sport minori, non è il calcio, non è il ciclismo, non è il pallavolo d'altro dove ci sono tanti soldi che girano, e poi c'è chi impazzisce, che poi con i riflettori accesi non si sa che fine fanno, no? Lo leggiamo su tutte le cronache, chi fa questi sport minori lo fanno perché ha passione, perché vuole avere un aspetto nella vita propria, fisica, morale e soprattutto credendo che domani una buona famiglia può essere il frutto di tutti questi sacrifici. Simona, per concludere, la vittoria più bella è sempre l'ultima? Sì. O ce n'è stata qualcuna in particolare? No, ogni gara, ogni vittoria ha la sua importanza, però sicuramente quest'anno il mondiale è stato il massimo. Boom, un'esplosione. Sì. Grazie, noi ti auguriamo tante altre vittorie, ok? A Simona De Eugenio, grazie per essere stata qui ospite come Gianfilippo Vallese, che questa società cresca, che ne siano sempre di più di pattinatori e che arrivino questi segni di carattere. Soprattutto la famiglia Bosica che sta piano piano prendendo le redini, ce la mettono proprio tutta. Perché è una parte, una costola della loro vita, oltre che della loro attività. Quindi io penso che questa continuerà. Dobbiamo trovare però tante Simona per farla continuare. A meno che non bruci tutti i pazzi. No, speriamo. Per andare così no, veloce. Speriamo di no. Grazie per essere stati ospiti qui a Zoom In. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci, l'informazione continua su 6 News. Grazie.